città di Latina. Da qui partirà il mio lungo percorso. Andrò in 4 ristoranti diversi dove incontrerò 4 chef diversi. Gli chef riusciranno a stupirmi con i loro piatti, ma soprattutto accetteranno la mia sfida? Tutto questo a 4 ristoranti e un solo chef. Si inizia. Arrivato nella prima location a mia scelta. Mi trovo presso l'osteria Satrico a Latina, dove ad attendermi ci sarà lo chef Stefano. Lo chef accetterà la mia sfida? Andiamo a vedere. Chef Stefano, buonasera. Ti ringrazio per avermi ospitato nella tua bellissima osteria. Davvero complimenti. Oggi il mio lungo viaggio inizierà proprio da lei e sono qui perché voglio lanciarti una sfida. Che sfida? Eh sì, dove stiamo? Proprio una sfida. Durante il mio percorso mi sono fermato per comprare 2 ingredienti misteriosi. Porto qui con me. Ho comprato una banana e una bottiglia di banano rosso. Con questi 2 ingredienti dovrei realizzare 2 piatti. Riuscirai a stupirmi, ma soprattutto, accetti la sfida? Accetto la sfida e vado in cucina. Il nostro chef Stefano ha accettato la sfida e in questo momento è andato in cucina per realizzare i 2 piatti. Cosa preparerà lo chef? Ma soprattutto, riuscirà a stupirmi? Lo scopriremo tra pochissimo. 4 ristoranti e un solo chef. Poco fa lo chef Stefano ha accettato la sfida, in questo momento si trova ai fornelli per realizzare 2 piatti con i miei 2 ingredienti misteriosi che ho comprato per lui. Ma lo chef Stefano non sa che prima dell'assaggio dei piatti assegnerò a lui il compito di scegliere i 2 ingredienti misteriosi che porterò con me nel prossimo ristorante. Cosa sceglierà? Ma soprattutto, sarà cattivo nella scelta? Lo scopriremo nella prossima puntata di 4 ristoranti e un solo chef. Chef Stefano è pronto con i piatti. Cosa va preparato? Non mi resta che andarlo a chiamare. Prego, Chef Stefano. Eccomi, Chef. Che meraviglia questi piatti e che profumino. Cosa ne hai preparato di buono? Allora, con il primo ingrediente che era la banana, uno gnocchetto fatto con acqua e farina di grano duro condito con banana esperta. Che interessante. Poi in parole invece, una bella carne tagliata di tempo 16 mesi, sfumata al barbecue. Meraviglioso. Ma prima di assaggiare i piatti, dovrò consegnarti un compito molto importante. Stavolta i 2 ingredienti misteriosi sceglierai te per portare nel prossimo ristorante. Cosa sceglierai? Ma soprattutto, non essere cattivo. Mi fido di sorpresa. Non mi resta che assaggiare i piatti. La prima puntata di questa edizione giunge a termine. Voglio ringraziare di cuore tutti quanti voi per averci seguito. Mi raccomando, condividete il più possibile sui social. E se passate per Latina, vi invito a venire presso Osteria Satrico a trovare il nostro chef Stefano. Per 4 ristoranti e un solo chef è tutto. Vi aspetto alla prossima puntata.
ragione. Mi trovo a Latina, dove ieri sera sono stato ospite dell'Osteria Salto, dove ad attendermi ho trovato lo chef Stefano. Voglio complimentarmi con lui per l'esecuzione dei piatti. Ho trovato molto interessante l'abbinamento della banana allo speck, il dolce che contrasta il salato, ma soprattutto molto carina la presentazione della tagliata di manzo al barolo rosso nel bicchiere. Complimenti chef! Da qui non mi resta che lanciare il mio prossimo viaggio presso il ristorante 180 gradi di Pomezia, dove ad attendermi troverò un altro chef. Lo chef accetterà la sfida? Partiamo!